grazie di essere intervenuti. Questa sera il nostro ospite, però è venuto altre volte alla Casa della Cultura, quindi non è un'esordienza la Casa della Cultura, è da Roma, dove insegna all'Università di Roma, e Eugenio Caldano, il quale ci tratterà su un tema di grandissimo interesse, e cioè David Hume e la religione da un punto di vista naturalistico. Poi dite che era il nostro processo conoscitivo intorno al tema della religione si sta sviluppando, mi pare, abbastanza bene. La volta scorsa abbiamo esplorato teologia e religione in Spinoza, ottenendo dei risultati a modo di vedere molto interessanti anche per la contemporaneità. Adesso, questa sera, affrontiamo un tema interessantissimo. I dialoghi sulla religione naturale sono un'opera di grande interesse. Io ricordo che sono i lavori di Caldano, ma anche i lavori del mio vecchio amico, che certamente ricorderà anche di Caldano, Carlo Carabelli, che ha fatto quel bellissimo studio sul dialogo della religione naturale in forma semiotica, cioè facendo un'analisi semiotica della costituzione del dialogo. Quindi è un'opera a noi nota e anche amata. Ti ringrazio molto di aver accettato il nostro invito e ti do senz'altro la parola. Sono io che devo ringraziare Fulvio Papi, la Casa della Cultura, soprattutto con Valerio Poca, ricordavamo che forse altre volte, ma essendo io mummiano non ho problemi di identità forte, quindi poi ricostruisco con difficoltà le varie parti delle mie identità passate, ma non mi crea problemi perché io mummiano, come voi sapete, non ha un problema di continuità forte. E poi vi ringrazio a voi per la presenza. E questa, diciamo che, ecco, fatemi presente qua, spero che così si senta meglio. Adesso poi se vediamo che stando in piedi è peggio, mi siedo, ecco, se però si sente meglio. Prima di tutto, forse quello che si può tentare di dire subito che cosa può voler dire punto di vista naturalistico. Credo che punto di vista naturalistico, adesso usando un linguaggio che non è esattamente quello di Hume, e poi entriamo subito però in Hume, si deve considerare un naturalismo in qualche modo, posso dire, metodologico, cioè un naturalismo che non fa affermazioni forti sulla ontologico. Io poi parlo un linguaggio filosofico, così se poi c'è qualche problema anche che non si capisce quello che dico, e ho difficoltà, interrompetemi pure probabilmente non lo penso. Allora, un naturalismo di tipo metodologico, cioè cosa significa poi naturalismo di tipo metodologico? Significa poi l'idea che noi dobbiamo accettare una visione generale del mondo in cui viviamo, che è quella che viene elaborata basandosi sulla esperienza e sulla esperienza comune. In realtà il progetto all'interno del quale credo si possa inserire la trattazione che Hume fa della religione è già presente con chiarezza nella sua prima opera e addirittura nelle sue prime pagine del trattato sulla natura umana. Se voi andate a prendere l'inizio del trattato sulla natura umana, Hume dice con chiarezza che in quest'opera lui vuole fare una scienza della natura umana e una scienza dell'uomo. E perché questa scienza della natura umana e questa scienza dell'uomo è rilevante per la religione? Lo spiega subito e credo che forse possiamo cominciare con leggere come lui stesso spiega la trattazione che in questa sua scienza dell'uomo, la rilevanza che questa sua scienza dell'uomo ha per quello che riguarda la comprensione della religione. Lui scrive: è evidente, siamo nell'introduzione al trattato, è evidente che tutte le scienze hanno una relazione più o meno grande, scienze qui ovviamente
deve tenere conto, e questa è un'altra caratterizzazione di questo naturalismo, che non si devono considerare scienze in senso riduzionistico. Per scienza si intende qualsiasi parte di analisi della cultura umana, quindi la metodologia è metodologico, il naturalismo, anche perché non è riduzionistico, non c'è nessuna pretesa in questo tipo di impostazione, che vedremo, un'impostazione empiristica, di ridurre la realtà a ciò che le diverse scienze, alle conoscenze delle scienze, ma questo vedremo che poi si chiarirà nel discorso che fa Frattaroli. È evidente che tutte le scienze hanno una relazione più o meno grande con la natura umana, e anche quelle che vi sembrano più indipendenti in un modo o nell'altro vi si riallacciano. Perfino la matematica, la filosofia naturale e la religione naturale dipendono in certo qual modo dalla scienza dell'uomo, poiché rientrano nella conoscenza degli uomini, i quali ne giudicano con le loro forze e facoltà mentali. È impossibile prevedere quali mutamenti e progressi noi potremmo fare in queste scienze. Quindi vedete che tra queste scienze viene compreso matematica, filosofia naturale, religione naturale, però anche, dirà anche critica, politica, quindi senso largo, e lui dice: è impossibile prevedere quali mutamenti e progressi noi potremmo fare in queste scienze, e quindi la religione naturale è un ramo della cultura umana che va rivisitata all'interno della scienza dell'uomo, se conoscessimo a fondo la portata e la forza dell'intelletto umano, molto precantiano in qualche modo, e se potessimo spiegare la natura delle idee di cui ci serviamo, delle operazioni che compiamo nei nostri ragionamenti. E tali progressi, curioso subito, c'è questa cosa, sono soprattutto da sperarsi nella religione naturale. Quindi la religione naturale, come dire, è quella che in qualche modo ha più... si può più innovare all'interno della religione naturale che dalle altre. E perché? Poiché questa non si contenta di illuminarci sulla natura delle forze superiori, ma vuole anche allargare la nostra vista alle loro disposizioni verso di noi e ai nostri doveri verso di loro. Di conseguenza noi non siamo soltanto gli esseri che ragionano, ma anche uno degli oggetti su cui ragioniamo, cioè chiaramente qui dice insomma, la religione naturale è qualcosa che ovviamente dipende dalle nostre capacità, da ciò che noi possiamo in qualche modo vedere riconducibile all'interno del quadro delle esperienze, che poi si tratti di esperienze, che questa scienza dell'uomo dovrà essere costruita sulle esperienze, e le esperienze nel senso più semplice, lo dice la conclusione di questa introduzione, cui dice che questa scienza dell'uomo che lui si accinge a fare, e che quindi vuole, come dice, conquistare la capitale di tutte le scienze, o di tutta la cultura umana, la conoscenza della natura umana, è diversa dalle altre scienze, perché pure se lui la chiama sperimentale, però non possono veramente farsi degli esperimenti. Mentre nel caso della fisica si possono fare, è naturale di allora si possono fare, invece nel caso della scienza dell'uomo gli esperimenti non si possono fare. Quindi essa si deve fondare su semplici esperienze, osservazioni, e lo dice con chiarezza. Quindi i nostri esperimenti in questa scienza, dato che non possiamo progettare esperimenti, noi li dobbiamo cogliere come una cauta osservazione della vita umana, così come si presentano comunemente nella condotta degli uomini che vivono in società, negli affari e nei piaceri, quindi l'esperienza. Allora, la religione, secondo me, quello che io vorrei provare a mettere in luce, che c'è un modo del tutto caratteristico, peculiare, che nel quale Hume affronta le questioni della religione. E se noi pensiamo, per esempio, che il contributo che lui dà è semplicemente quello che potrebbe dare un pensatore, e che dà un pensatore dell'illuminismo, cioè critica, per esempio, alle tesi principali della religione.
religione. Non, secondo me non ne rendiamo conto fino in fondo del contributo che invece Hume dà nel modo in cui lui concepisce appunto il naturalismo alla caratterizzazione del fenomeno religioso. Una lettura quindi che noi possiamo fare, si è occupato lungamente della religione, se ne è occupato sicuramente in maniera esplicita, se ne è occupato in maniera esplicita già nella ricerca sull'intelletto umano, nel 1748, ci sono delle parti che sono dedicate all'analisi dei miracoli, alla provvidenza divina, poi se ne è occupato ancora di opere note, in qualche modo sulla religione, insomma, sulla storia naturale della religione che lui ha pubblicato nel 1757, e poi probabilmente la più nota è quella che lui non riuscì a pubblicare mentre era in vita e che ci teneva tanto che fosse pubblicato, ma né Smith né altri amici ebbero il coraggio di pubblicarlo, e pubblicato dopo che morì, I Dialoghi sulla religione naturale. E poi altri saggi, cioè io un paio d'anni fa ho pubblicato una raccolta di testi di Hume sulla religione dei miracoli, sulla previdenza in male, la terza, dove c'è un, e naturalmente come tutte le raccolte, per carità, da abbandonare e rivolgersi alle opere direttamente, c'è un po' un tentativo di presentare un po' tutte le differenti parti. Che Hume si sia occupato della religione, però anche lì, cioè io davanti a me un librone molto, scusate, faccio anche il professore, poi immagino non vi dispiaccia, ho davanti a me un librone che è appena uscito non molto tempo fa, intitolato di Paul Russell, che è un scrittore canadese del 2008, intitolato The Rider of Hume's Treatise, Skepticism and Naturalism in Religion, che sostiene che anzi c'è una, mentre tutti quanti hanno come dire, difettato, tutti quanti non sono stati capaci di interpretare il trattato sulla natura umana, quest'opera enorme, che è stata che viene sempre di più letta e che ancora rappresenta un enigma perché non sono stati, nessuno è riuscito a darne una lettura coerente che comprendesse una lettura unitaria del primo, secondo e terzo libro, Intelletto, Passione, Morale. Invece dice Porrasse, la lettura unitaria la possiamo dare, la componente, il centro, il nucleo del trattato e di tutta la biografia intellettuale di Hume è la irreligiosità. Hume era accanitamente contrario alla religione, era accanitamente impegnato a screditare la religione. E questo è quello che lui fa nel corso di tutta la vita. E lo fa, guardate, lui non sembra farlo nel trattato sulla natura umana, dove sembrerebbero essere quasi completamente assenti gli elementi di traduzione della religione, ma guardate bene invece sono, io vi faccio vedere, vi invece mostrare come l'altra parte del trattato è nient'altro che un inserimento in una discussione che avviene in Europa tra 6 e 700, riprendendo le posizioni di Hobbes contro le posizioni di Clarke e di Christie. Hume è un irreligioso ed è il centro, il nucleo portante del suo pensiero, della sua biografia intellettuale è screditare la religione sotto tutti i punti di vista. Non direi, non sono d'accordo. Io non sono d'accordo per carità, non perché Hume non ritenesse la religione dannosa, non perché Hume non ritenesse la religione pericolosa, non perché Hume non odiasse in qualche modo, particolarmente di buon carattere, di buon odiato, non odiasse o detestasse il fanatismo religioso, ma perché questo non è il centro della sua filosofia. Cioè, in realtà, il punto, se noi pensiamo che che la filosofia di Hume nel suo complesso è mossa dall'esigenza di screditare la religione, secondo me non vediamo e non comprendiamo
quello che invece secondo me è il centro della sua filosofia, che è quella di costruire ed elaborare una concezione empiristica della natura umana. Cioè, il dire che il suo compito principale è sfruttare la religione, essere il religioso, secondo me riduce anche, vogliamo, la portata del suo ateismo. Nel senso che effettivamente lui, non ci sono dubbi, è ateo, quindi avevano ragione, ultimamente fatto gnostico, avevano ragione coloro che i critici dei primi, che già nel 1640 discutevano del trattato come un'opera atea, certamente è un ateo, non un agnostico, un ateo. Però è come se noi non cogliessimo fino in fondo la natura del suo ateismo, se noi prendessimo la sua elaborazione filosofica come una elaborazione che si limita a scrittare la vita. Cioè, come se noi finissimo con pensare che il suo compito era un compito di mettere in crisi la religione mostrandone le inadeguatezze sul piano epistemologico. È un po' come, se vogliamo, potremmo ritenere fa Kant anche nella critica della ragione pura, mostrando, i dialoghi sulla ragione naturale. Certamente il dialogo sulla ragione naturale è una discussione molto attenta, molto ravvicinata, degli argomenti sull'esistenza di Dio. E naturalmente accantonando l'argomento a priori, perché non vale più la pena, secondo Hume e coloro che diventano il dialogo, di discuterlo, però su quale si centra la discussione è l'argomento del progetto, l'argomento del disegno intelligente. E in effetti, per esempio, si può probabilmente dire che è vero quello che Blaise Stephen, riportato da Bernard William. Bernard William ha fatto un succoso saggetto sull'etica, sulla religione di Hume, raccolto nei suoi saggi sul passato. È vero che, insomma, dopo l'analisi che fa Hume dell'argomento del progetto intelligente, argomento analitico, nessun filosofo, sì, certo, ma c'è ancora uno, ma sarà un filosofo, non lo so, ecco, poi io faccio anche delle affermazioni in cui mi scuso, io perderei personalmente molto tempo da un punto di vista filosofico a discutere con i creazionisti o a discutere con i fautori del disegno intelligente. Mi spiace, ovviamente poi lo faccio, però insomma, mi sembra. E si può forse ritenere che dopo questa discussione che noi troviamo nel dialogo di religione naturale, probabilmente questa argomentazione non è più stata ripresa. Ma andiamo a vedere la discussione che viene fatta da Hume dell'argomento del disegno nei dialoghi di religione naturale. Cioè, quello che mi sembra interessante, così come io penso anche le altre riflessioni critiche che lui fa sull'accettabilità della provvidenza divina le altre critiche che lui fa sull'accettabilità dei miracoli, penso che non si coglie pienamente quello che Hume fa se noi le vediamo semplicemente come delle discussioni di tipo epistemologico. Quello che Hume sviluppa nel dialogo di sociologia naturale è una discussione di questo genere. Quando ad un certo punto le persone che credono o che vogliono arrivare alla presenza di Dio attraverso questo argomento vedono l'esistenza di una casa o l'esistenza di di qualcosa, vedono il mondo come armonico, l'universo come armonico, allora vedendo il mondo come armonico, vedendo che il mondo è un po' come una casa in quanto è tutto strutturato in maniera ordinata, armonica,
allora pensano che in effetti, beh, così come l'armonia e l'ordine che una casa ha, la strutturazione, l'articolazione precisa, porte, finestre, non può non essere, non rinviare ad una intelligenza, un essere intelligente che è la causa della casa, non diversamente, noi dobbiamo ritenere che siamo autorizzati a passare dall'ordine, dall'armonia. Se noi troviamo nell'universo non possiamo non risalire a quello che ne è la causa, e questa cosa sarà naturalmente pensato come un essere intelligente, potente, eccetera. Ora, ormai voi conoscete benissimo queste cose, io voglio semplicemente mettere in luce, nel tempo che ho, l'aspetto che a me sembra interessante, nel tentare di capire il contributo di Dio. Ora, quello che è importante qui, secondo me, è il fatto che il rifiuto che Hume sviluppa di questo argomento è uno sviluppo che è conseguente ad una analisi empirica, ad un'analisi secondo la scienza dell'uomo, che lui ha fatto, appunto, nel trattato sulla natura umana, ancora poi nella ricerca sull'intelletto umano, del nostro modo di usare la relazione causa ed effetto. Quindi quello che è importante, secondo me, è capire che la critica che lui fa all'indebita utilizzazione della relazione causa ed effetto per tentare di arrivare alla prova a posteriori dell'esistenza di Dio presuppone una ricostruzione empirica degli usi corretti della relazione causa ed effetto. Gli usi corretti della relazione causa ed effetto, che cosa è la relazione causa ed effetto? La relazione causa ed effetto è, secondo lui, specifica, la caratterizza in modo ben preciso, come una forma di cui mi chiamo di credenza naturale, di feeling, è nient'altro che qualcosa che noi abbiamo nel nostro modo di fare inferenze in maniera abbastanza istintiva, abbastanza automatica, addirittura si può pensare che lo facciamo proprio quasi sentissimo, come un sentimento, quando noi ci siamo trovati di fronte nella nostra vita passata ad una serie di esperienze nelle quali appunto degli eventi si sono susseguiti l'uno all'altro e sono seguiti con una regolarità costante. Il solito esempio che si fa è abbiamo messo il latte a bollire sul fuoco e l'abbiamo ripetuto varie volte in continuazione, e alla fine, quando poi noi abbiamo, la mattina mettiamo il latte sul fuoco, non possiamo non aspettarci, non possiamo non credere, non aspettarci fermamente che quello che non vediamo ancora, che non è ancora oggetto della nostra esperienza, che cioè il pane, in questo caso il latte bollirà, è arrivato a questo punto. Allora, la relazione causa ed effetto, noi lo usiamo così, noi in realtà quello che è importante è che la usiamo attraverso l'uso della relazione causa ed effetto è giustificato laddove noi abbiamo avuto esperienza sia della causa che dell'effetto ripetutamente, e non solo, ma l'abbiamo avuto tanto ripetutamente che si è inscritto nella nostra mente un'operazione che non possiamo neanche chiamare intellettuale, ma che è io la chiamo feeling, un sentimento, per cui non possiamo, è assurdo, non possiamo non possiamo bloccare l'uso della relazione causa effetto. Dimostravo ad essere uno scettico, io in realtà quello che fa è mostrare che una spiegazione intellettualistica o razionale della relazione causa effetto non funziona, ma invece ne possiamo fornire una ricostruzione in termini di sentimenti. Però vedete quello che volevo cercare di far vedere, cioè la critica all'argomento del disegno è una critica che acquista la sua rilevanza non perché è meramente semplicemente una critica di tipo epistemologico,
è infondato, è un'operazione infondata, è un'acquisizione infondata, ma perché presuppone la precedente determinazione in termini di scienza dell'uomo della natura dei nostri usi naturali della relazione causa-effetto. E non solo questo, ma in realtà quello che viene fuori è che i nostri usi naturali della relazione causa-effetto vengono lungi dall'essere conducibili da un'operazione razionale, un'operazione intellettuale, la necessità che è corrente causa-effetto, sono il frutto di feeling, dei sentimenti. Noi abbiamo nella nostra natura una serie di istinti o di credenze naturali che ci permettono di vivere e i quali ci danno la possibilità di ricostituire di continuare a prevedere che domani sfuggirà il sole, eccetera. Ora, in questo tipo di uso della relazione causa-effetto non può ovviamente essere richiamato, non è in alcun modo richiamabile nel caso della cometa di segno. Non abbiamo avuto esperienza nell'uno dell'altro, chi di noi ha esperito l'insieme dell'universo? Non abbiamo avuto esperienza neanche di Dio e non abbiamo avuto la ripetizione di questa esperienza. Ma poi la credenza religiosa è veramente un feeling analogo a quello delle credenze della causalità? Forse è un sentimento, speriamo. Speriamo. Però è un'altra cosa. No, ha nulla a che vedere col tipo di sentimento che ci spinge a essere convinti in modo inevitabile. Non possiamo bloccare la nostra credenza. Gli scettici sono degli sciocchi quando pensano che hanno bisogno di avere una dimostrazione. Non possiamo evitare, mentre forse possiamo evitare, non è vero che tutti credono nell'esistenza di Dio, ce ne sono tanti che non ci credono, e poi il prodotto artificioso, la credenza in Dio è un'altra cosa, ci sarà dietro un sentimento, ma forse c'è un feeling dietro la nostra credenza nella natura umana, ma non a tutti. Allora, quello che sto cercando di sostenere è che l'analisi, il contributo peculiare che Hume porta relativamente a, non uso mai l'espressione conoscenza perché è fuori luogo, ha un approfondimento, ha un'anatomia, qui c'è questo bel libro che secondo me uno dei migliori italiani, infatti quello che ricordava di Carabelli, di Mauro Magnati, di l'anatomia della religione, un libro di qualche anno qua a Firenze Ateneo, parla di anatomia, se facciamo l'anatomia. Allora, se tu dici che l'intento di Hume è solo scalzare la religione, non cogli, no, l'intento di Hume è capire come si colloca, dove si colloca la religione accanto alle altre forme di esperienza che noi abbiamo. Naturalmente all'interno di una rielaborazione complessiva che il naturalismo di Hume fa, e questo deve essere particolarmente assertivo, è che la forza, appunto secondo me, dell'impostazione della scienza dell'uomo che c'è in Hume, che in realtà poi presenta una rivisitazione complessiva della natura umana ed è veramente un colpo mortale alla concezione cristiana e alla concezione tradizionale della natura umana, perché quello che Hume fa veramente conquista la capitale, perché la concezione tradizionale cristiana della natura umana considerava la natura umana come una natura unica e speciale che ruotava intorno, lasciamo pure da parte tutti gli aspetti antropologici, ma sicuramente intorno al fatto che gli esseri umani, l'essere umano aveva uno statuto speciale nell'universo perché era l'unico essere razionale. Allora, Hume, la sua ricostruzione della scienza della natura umana, mostra che la ragione non serve a niente, che in realtà non c'è e che costruisce in maniera sistematica dovunque noi eventualmente troviamo che gli esseri umani sono guidati invece dai sentimenti. L'essere umano è prevalentemente anche sul piano intellettuale, laddove si pensa che ci siano delle conoscenze razionali, invece no, poi vediamo che la reazione causa-effetto è nient'altro
che è una credenza fatta di un'abitudine e di un istinto. Non diversamente la nostra credenza nell'esistenza di oggetti esterni alla nostra mente che hanno la loro continuità. Non diversamente la nostra credenza nella continuità di noi stessi. Non abbiamo il tempo di analizzarlo. Ma quello che comunque Hume fa è di fare una scienza della natura umana. Quello è quello che vuole fare. Nessuno l'ha mai fatta, secondo lui, una scienza della natura umana sistematica, complessiva su tutta la natura umana, in cui non c'è nulla che non venga costruito a posteriori sulla base dell'esperienza che effettivamente abbiamo della vita degli esseri umani. E questa costruzione della natura umana mostra che l'essere umano non è affatto un essere guidato dalla ragione, ma è un essere nel quale praticamente tutte le forme dell'esperienza, le forme di vita che lui ha costruito sono dipendenti dai sentimenti. E all'interno di questo quadro noi possiamo vedere il trattamento che lui fa della religione, perché è all'interno di questo quadro che noi comprendiamo il contributo che Hume dà relativamente alla religione, e lo dà secondo me in maniera abbastanza lineare. Ovviamente io poi posso essere alle volte troppo eccessivo, tematico nel proporre una lettura che, volendo essere una lettura ben precisa, qualche volta è semplice, è molto più ricco. Ma se noi andiamo a vedere questa questione è quindi del perché non possiamo accettare l'argomento del disegno. Non possiamo accettare l'argomento del disegno perché in realtà costruisce, si presuppone, presuppone di usare la relazione causa ed effetto e non. La relazione causa ed effetto non lo siamo così. La relazione causa ed effetto fa parte di un'abitudine, non funziona. E allora possiamo dire qualcosa sulla religione? Certo che possiamo dire. Tanti luoghi, non diversamente, per esempio, lo stesso, per vedere ancora, secondo me, le interpretazioni, capito che se voi lo interpretate in chiave epistemologica non ci mica una grande differenza tra Hume e Kant, ma tenete conto, e anche Kant invece le differenze sono forti. Kant discute, critica la religione, però certamente la relazione causa-effetto ha un altro ruolo. È vero che è collegato all'esperienza, però è in qualche modo di perdere a priori. Dobbiamo vedere queste cose, se no non vogliamo la grande diversità e poi nella morale, insomma, tra l'altro, appunto, se vogliamo, non vogliamo fare l'errore di assimilare la trattazione o il luogo, lo spazio che nella religione riconosce Hume, l'analisi che Hume fa della religione, quella poniamo kantiana, dobbiamo stare molto attenti che la specificità e la peculiarità è data dal fatto che l'aspetto epistemologico è secondario, è quello che è prioritario, la collocazione della religione all'interno di un quadro complessivo. Ma ancora, per esempio, una delle cose che viene più ricordato, che sicuramente più nota, è la sua critica in Agna, come voi ricorderete, è che l'argomento che forse lui aveva sviluppato addirittura quando era un ragazzo, come ragione, a riflessione, queste cose biografiche, poi se vi interessa, torniamo su questi aspetti. Allora, se andate a vedere questa parte sui miracoli che sta nella ricerca sull'intelletto umano, lui critica i miracoli. Io poi sono anche, non crediate che io poi preferisco stare nascosto dietro il mio buon David per non avere la vostra ira. Allora, i miracoli non possono essere accettabili. Perché non possono essere accettabili? Perché i miracoli si basano su una testimonianza. Allora, il punto è, ma noi quando le testimonianze, quando è che crediamo alle testimonianze? L'analisi è sempre la stessa. Cioè, quello che importa non è fare se avessi tempo, la fertilità, la potenza, la specificità delle argomentazioni anche critiche che Hume muove alle componenti, agli aspetti della religione è comprensibile solo se la vediamo come una ricaduta della sua analisi
scienza dell'uomo, della sua analisi psicologica, del costituirsi delle differenze credenze, eccetera. Allora, quando è che io credo a una persona? Ma io credo a una persona se quello che mi dice devo avere una qualche certamente fiducia, però è importante anche che questa persona mi dica delle cose che siano sensate. Intendo dire sensate significa che fanno parte della mia esperienza, e cioè che mi dice che qualcosa che rientra nell'esperienza che ho avuto. Se qualcuno invece ad un certo punto viene e mi testimonia che uno ad un certo punto era morto ma si è risuscitato o altre cose di questo genere, adesso non voglio entrare nello specifico perché poi può essere qualcuno si è buttato, però qualsiasi testimonianza su miracoli come fatti che non rientrano nell'esperienza che io ho nel corso usuale della mia vita, la credibilità di questa testimonianza secondo me è molto molto attenuata, e quindi in realtà la protestazione dei miracoli è data dal fatto che contro l'accettabilità e la credibilità della testimonianza di chi ci dice che c'è stato un miracolo, noi dobbiamo viceversa abbiamo presente tutta la lunga, enorme esperienza della nostra vita in cui questo miracolo non si è prodotto. Quindi volete mantenere una qualche residualità, la credibilità della testimonianza sarà 0,0,0,0. Potete pure lasciare un minimo, però anche in questo caso, vedete, il miracolo viene scalzato sulla base di un'analisi di quello che è la base mediante la quale la vita normale noi accettiamo, perché noi possiamo ritenere che effettivamente Giulio Cesare sia vissuto, perché è stato ucciso in quel modo, perché sono cose, vuol dire, di cui ci sono testimonianze convergenti, ma poi insomma, la testimonianza non va contro. Anche qui viene scalzata la base epistemologica come ricaduta, come dire, applicazione di un'analisi che riguarda il funzionamento delle nostre della credenza, di cosa cui crediamo, eccetera. Quindi questo mi sembra per dire, secondo me, la tesi che vede come se... No, il suo problema non era in quanto tale la religiosità, il problema era di capire e dimostrare, e guardate che questo ovviamente è quello che è bastante, perché una volta che noi abbiamo mostrato, ci avviamo a fare l'operazione che lui fa, che la religione è parte di una natura umana, all'interno della quale la natura umana non ha più al suo centro la ragione, lo spazio per l'ateismo e lo spazio per l'incredulità è probabilmente cresciuto. E poi ci sono anche altre cose. In effetti, quindi, questo tipo di analisi poi troviamo che lui fa in maniera, diciamo, abbastanza diffusa, cioè un'analisi la quale tenta di capire anche quello che riguarda la religione, e in particolare su questo è la storia naturale della religione, che ovviamente su questo, ma su questo è una serie di saggi che lui ha scritto, per esempio, non so, sulle stazioni di entusiasmo, i caratteri nazionali, ma poi tutta la storia della terra e nient'altro che un tentativo di mostrare la religiosità. E non è che lui su questo è particolarmente, forse non è neanche particolarmente originale, nel senso che lui riprende una concezione che era abbastanza diffusa, che se vogliamo in Corea, che era presente in qualche modo anche precedentemente, qual è la religione come un prodotto che è usano tutte le parole, incista, come tutto per il resto, come tutto del resto, nel senso che non c'è niente che si fonda sulla ragione, non c'è niente che si fonda sull'intelletto, e questo lo possiamo scardinare, lo scardina, mostrando che questo non c'è nulla, che ovviamente parte della critica scettica che lui fa, non abbiamo qui il tempo per farlo,
ma in effetti si incista su sentimenti. Si incista su sentimenti, come le credenze che abbiamo visto, come la morale, anche la morale, i giudizi morali, ma per carità, i giudizi morali sono trattati già secondo il terzo libro del Trattato, poi nella ricerca sui principi della morale. I giudizi morali con la loro base nel fatto che gli esseri umani sono fatti in un certo modo, caratterizzati principalmente da questa empatia, simpatia, lui la chiama simpatia, poi adesso la chiamiamo simpatia, e che all'interno di che in realtà tutte le passioni che loro sentono sono passioni che sono diversamente da quello che dicevano per gli scemi tipo Hobbes, eccetera, che poi critica, invece poi appunto poi Russell lo mette tanto in collegamento, ma insomma le passioni non è vero che sono frutto di egotismo, eccetera, tutte le nostre passioni sono, come dire, sono strutturate con emozioni, sentimenti, empatia, simpatia, quindi senza simpatia e senza empatia, senza collegamento con gli altri non potremmo avere una vita morale, e l'abbiamo però in quanto poi non solo simpatizziamo, non possiamo non essere influenzati dalla gioia e dal dolore altrui, ma anche perché poi quando si tratta di arrivare alla scelta, al giudizio morale, noi abbiamo la capacità di assumere degli atteggiamenti riflessivi, nel senso che vediamo le sofferenze degli altri sono danno sofferenza anche noi, e che le condotte di persone che provano sofferenza negli altri sono secondo lui condotte in carattere vizioso, e quindi lo disapproviamo, c'è il dolore, quindi tutto viene ricondotto. Adesso io non devo fare l'analisi del dettaglio della moralità, però quello che è importante è che vaga parte del trattato, ovviamente il trattato ovviamente è un sistematico progetto che è rivolto a mostrare come i sentimenti sono i sentimenti e le passioni, le emozioni sono la struttura portante non solo delle credenze ma anche dei giudizi morali e della nostra vita politica, della nostra vita sociale. La religione pure, la religione è radicata, e in quali sentimenti è radicata? Ma cosa che è abbastanza la storia della religione dice chiaramente, ma è il sentimento paura e insicurezza, paura della morte, paura degli eventi che non comprendiamo, che comprendiamo, che temiamo sempre il peggio, e allora non della curiosità, perché poi invece per esempio il suo amico e sodale Adam Smith a un certo punto ti dà curiosità, no, della paura, la paura. E questo anche Oxford riconosceva, la paura. Allora, per la paura che facciamo? Per la paura, ad un certo punto, secondo Hume, storia naturale della religione, la storia naturale della religione contro quello che hanno sostenuto e che sosteneva la maggior parte, questo è un po' interessante perché poi si radica delle tesi, diciamo, all'interno di varie discipline, la popolazione degli antichi, eccetera, all'interno di quello che davano per scontato tutti quelli del suo tempo, che erano ancora deisti, non è vero che la religione originaria degli esseri umani è il monoteismo. Ovviamente chi sosteneva i deisti che la religione originaria naturale degli esseri umani era il deismo, lo sostenevano perché pensavano che gli esseri umani sono fatti di ragione, no? E quindi con la ragione arrivavano primi dalle origini la religione originaria del monoteismo. No, però la religione dice no, la religione originaria è il politeismo. Politeismo, cioè gli esseri umani a un certo punto per tentare di superare questo tipo di situazione della paura che hanno fatto, hanno cominciato ad attribuire ulteriori tratti, altrimenti doti, a persone che erano abbastanza simili a quelli che loro hanno visto, eroi, potenti, eccetera, e poi ne hanno fatte delle divinità che dovevano venerare, che in qualche modo, quindi la religione paura e subito dopo però necessità di, come dire, di avere questa divinità a cui si attribuiscono progressivamente tratti sempre più invasivi, impotenza, eccetera. Ma quello che è importante è il sentimento del fatto che tu ti puoi ingraziare la divinità, e che la divinità non te la puoi ingraziare con i diritti, con le preghiere, eccetera, e che la divinità ti dà quella sicurezza
quella possibilità di alleviare questa paura che tu hai. Questo è un meccanismo forse semplificato, ma comunque quello che è importante in questa ricostruzione, almeno in questa fase, è vedere che era paura. Era paura. E prima c'è il politeismo, ma abbastanza chiaro che allora tanto è la paura, non c'è niente a che vedere con la moralità è la simpatia, e la moralità è la simpatia dal punto di vista primogenitale, proprio completamente diversa. E prima c'è il politeismo, poi c'è tutta questa storia che lui fa, in cui c'è questa paura, e c'è una dialettica che lui ricostruisce, e che è quella appunto di una continua e progressiva arricchimento della qualità che venivano attribuite a Dio, prima negative, poi positive, alle diverse divinità. Quello che è importante in questa storia è che lui propende anche a ritenere che tra queste forme di politeismo e monoteismo non solo la prioritaria è il politeismo, ma che poi tutto sommato era inizialmente, si potrebbe anche dire, se noi la guardiamo dal punto di vista della genealogia individuale, intanto dobbiamo dire che è legata a un sentimento, che è la paura, che non ha niente a che vedere con quelli che riguardano le credenze naturali, niente a che vedere con quello che riguarda la moralità, ed ha un'altra genesi, un'altra fonte. Non è, come dire, non sembrerebbe la religione naturale essere qualcosa che se tu la sradichi sul piano sociale, sradichi il nostro mondo, società, solità, identità, presenza e esistenza, ti salta tutto. Se tu sradichi il giudizio morale, i sentimenti che lo sorreggono, ti salta tutto. Ma nel caso della paura, possono ci sono esseri umani che non ne hanno tanto, oppure c'è anche un altro modo in cui puoi curare la paura, è la filosofia, no? Potrebbe essere la filosofia, lo dice chiaramente nell'ultima pagina della storia naturale del tuo umano, perché devi farla curare dal Dio, la cui con la filosofia, in forma di accettazione tranquilla, la realtà del mondo è questo, poi lo dice anche per esempio messaggio sull'immortalità dell'anima, messaggio sul suicidio, c'è una forma di. Non c'è bisogno che ci sia per forza la religione che ti cura, e poi per cui hanno paura, e poi comunque nel politeismo rispetto al monoteismo è apparentemente più tollerante, sono più tolleranti, però non sta dicendo che noi dobbiamo tornare al politeismo, perché è vero il politeismo, poi ci sono ancora le superstizioni eccetera, però poi lo più pericoloso è il monoteismo, perché i monoteisti in genere sono intolleranti, perché però sempre pretendono di avere la ragione, non solo, ma poi andiamo a vedere proprio l'analisi storico-sociale, che fa in particolare nella storia dell'intero, dove gli elementi di critica sono molto forti. E, diciamo che poi il fanatismo è spesso la ricaduta di forme di religione che sono quelle monoteistiche a esprimere questo tipo di ricaduta, secondo me. Questo è il tipo di ricostruzione di fenomenologia che adesso io ho delineato un po', anche se vogliamo, ovviamente, che comunque è una sorta di risposta individuale al fatto che tu hai io, un'identità a cui ti puoi indirizzare, in qualche modo ti protegge e naturalmente ti rassicura, certo naturalmente può capitare che la tua superstizione, analisi esatta, la sua superstizione, per esempio se tu hai una situazione nella quale non c'è più una forma di politeismo, ma c'è una forma di monoteismo, la quale monoteismo ti dice che per esempio Dio premierà o rassicurerà o salverà solamente quelli che avranno una condotta morale, e poi questa cosa non viene gestita così, non viene gestita come solitamente avviene
nella religione, viene gestita dai preti, dai sacerdoti, i quali a un certo punto saranno loro che gestiranno questo messaggio, che per superare la paura, la tua paura, la paura della morte, l'insicurezza, eccetera, devi avere una condotta morale. Però, insomma, chi c'è che ti garantisce che la tua condotta morale, c'è come capita nelle fonti monoteistiche, sono i preti. Allora, se i preti a un certo punto avranno questo tipo di dottrina, questo è veramente, veramente molto grave per la moralità, è un colpo mortale per la moralità, perché tu, arrivato a un certo punto, non ti preoccuperai, non sarai più guidato da sentimenti morali effettivi, che ti preoccupi delle sofferenze dell'altro, della loro gioia, del loro piacere, ma tu naturalmente la cosa di cui ti preoccupare semplicemente è di fare i riti, di applicare i rituali e i dettami che ti vengono dati dai preti. E a quel punto della moralità, non troppo la moralità intesa come qualcosa che dipende dai sentimenti e dalla tua effettiva esperienza, non si vede. Questa è una pagina molto precisa. Quindi non ti... Non... Allora io mi avvio a chiudere, perché poi spero che voi smetterete a sciogliere alcuni punti. L'idea che secondo me volevo cercare di far presente, e ci sono anche altre cose che probabilmente potevamo vedere, è che questa trattazione della religione è una trattazione ancora più, adesso lo dico un po' duramente, più radicalmente atea, più radicalmente atea. E è più radicalmente atea perché la religione viene messa al suo posto, antropologicamente, socialmente, perché poi appunto si tratta di vedere anche la ricaduta sociale, storica, non inventata, storica, sulla base della storia, dell'antropologia, della storia dell'Inghilterra, eccetera, e vedere, quindi messa chiaramente al suo posto e individuata nella sua precisa radice sentimentale, come appunto una qualcosa che si connette a questo meccanismo: paura, esigenza di rassicurarsi, attribuzione a Dio di tutta una serie di attributi con contraddizioni enormi, perché se tu attribuisci a Dio onnipotenza e onnipotenza e bontà, poi non si capisce perché c'è il male, quindi tutti i dialoghi sovrannaturali per esempio analizzano questo problema del male, perché è evidente che se Dio è onnipotente e benevolo, come diavolo c'è il male? Quindi il male mostrerebbe che Dio o impotente o non benevolo, insomma, in qualche modo, cosa che ha detto con chiarezza già bene. Quindi è questo tipo di dinamica che sta dietro la religione. E ne possiamo fare a meno, non bisogna farsi, e qui appunto io cerco di seguire con un linguaggio che non è così fine, non possiamo illuderci, nel senso che proprio se vogliamo il fatto di vederla radicata in questa paura che non è in grado di seguire la strada della filosofia o della comprensione generale dell'universo, e probabilmente non ha ragione coloro che, come gli amici filosofi che lui frequentava a Parigi, cioè Diderot, parte del coltello che vediamo di Rossini, pensavo che la religione via via scomparirà. No, non è così, perché non basta qualche argomentazione razionale contro la infondatezza della religione per scalzare la religione. Qui perché in realtà è radicata in sentimenti molto fortemente presenti, non universali, e poi certo, forse ne possiamo fare a meno. Io ne faccio a meno, nella mia vita ne ho fatto sempre a meno, e anche davanti alla morte sto morendo e mi preoccupo di pubblicare i dialoghi sulla religione naturale, quella è una cosa che
interessa. Non ho paura della morte. Vengono questi pettegoli giornalisti tipo Boswell che arrivano al letto di morte, che stanno qui, che vogliono vedere per dare una notizia che l'ateo David Hume sul letto di morte si è creduto, e non si è creduto, tanto vero che non si è creduto, perché fino il moderato Adam Smith doveva fare un ritratto in cui insisteva che Hume era il caso dell'ateo virtuoso, era il caso dell'ateo virtuoso. Si può benissimo vivere ed essere sereni, felici, perché Hume usa anche la parola felici, essendo atei, perché la felicità e la serenità dipende dalla morale, non dalla religione. Dipende da come stiamo in compagnia con gli altri esseri, dal fatto che non facciamo azioni crudeli. Sì, ma sul piano sociale sarebbe veramente importante se noi ci liberassimo dalle religioni, perché da quando non abbiamo la storia umana, sì, il politeismo era meno così, ma le religioni hanno provocato solamente guai, eccidi, uccisioni, fanatismi, fazioni. Sfortunatamente non sarà facile, e c'è da sperare semplicemente che io poi sembrerebbe a un certo punto scherzosamente una risposta che dà, raccontando il sogno a Caronte, dire beh, forse però un paio di secoli, tre secoli, quattro secoli, ma comunque quello che è importante è che per ridurre questa paura bisognerà naturalmente investire sulla formazione di altre cose, sentimenti morali, e quindi sperare che lentamente questo bisogno di chiamare in causa degli esseri supremi che possiamo poi usare come un brando per garantire la nostra salvezza contro la dannazione degli altri possa sparire dal nostro orizzonte.